Ciao bambini, ciao mamma e ciao papà. Ormai è un po' di tempo che non ci vediamo all'asilo, però le maestre pensano molto a voi, pensano a tutte le cose belle che facciamo insieme all'asilo. Io, per esempio, sento un po' la mancanza delle nostre letture. Quando al mattino arrivate, andate a scegliervi subito il vostro libretto preferito e ci mettiamo comodi nell'angolo lettura, in mezzo ai nostri cuscinoni arancioni, un po' come questi che ho qui anch'io nel mio salotto. Allora, sapete che vi dico? Quasi quasi anch'io mi metto qua comoda, vi leggo una bella storia in tranquillità. Sembrerebbe proprio. Chissà cosa c'è dentro. Siete curiosi anche voi di scoprirlo? Allora ascoltate un po'. Che cosa c'è nella scatola? In quella gigantesca scatola che il pilota ha trasportato all'aeroporto. Ci sarà un elefante, pensa il comandante, e con grande attenzione carica la scatola sulla sua nave. La nave balla e traballa, grandina sulla scatola, e la scatola scricchiola, scricchiola. E poi si spacca. E dentro la scatola c'è un'altra scatola. Che cosa c'è nella scatola? In quella enorme scatola che il comandante ha scaricato nel porto? Ci sarà un rinoceronte, pensa il macchinista. E con grande attenzione carica la scatola sul suo treno. Il treno balla e traballa, il vento soffia nelle fessure della scatola che scricchiola, scricchiola e poi si spacca. E dentro la scatola c'è un'altra scatola. Che cosa c'è nella scatola, in quella grande scatola che il macchinista ha consegnato in stazione? Ci sarà un leone, pensa l'autista, e con grande attenzione carica la scatola sul suo pullman. Il pullman balla e traballa, i rami graffiano la scatola che scricchiola, scricchiola e poi si spacca. E dentro la scatola c'è un'altra scatola. Che cosa c'è nella scatola, in quella piccola scatola che l'autista ha portato in città? Ci sarà una scimmietta, pensa il postino, e con grande attenzione carica la scatola sul suo motorino. Il motorino balla e traballa, pacchi e pacchetti cascano sulla scatola che scricchiola, scricchiola e poi si spacca. E dentro la scatola c'è un'altra scatola. Che cosa c'è nella scatola, in quella minuscola scatola che il postino ha lasciato in paese? Ci sarà un gattino, pensa la bambina, e con grande attenzione prende la scatola e se la porta a casa. Nella scatola c'è un fischietto. La bambina fischia più forte che può, poi esce e aspetta. Aspetta a lungo, molto a lungo. Ma poi, a un tratto, che cosa vede arrivare? E voi quali animali vorreste chiamare a casa vostra con un fischietto? Che cosa succederebbe? Che cosa fareste insieme? Se vi va, raccontatelo a mamma e papà. Noi ci vediamo presto e intanto ricordate, tutto andrà bene. Ciao!